sul quale hanno lavorato. Ultima conferenza del 2022 per il sindaco Matteo Ricci, che questa mattina ha riunito la stampa per fare il bilancio dell'anno che si sta per concludere, guardando con ottimismo al 2023. Grande attenzione è rivolta ai progetti del PNRR. Tanto l'asilo di Via Rigoni nuovo che faremo, 3,5 milioni, altri interventi culturali e su Palazzo Almerici, e quindi continuiamo in questa fase di progettazione per mettere a terra le tante risorse già prese e al tempo stesso per continuare a prenderne. E proprio ieri è arrivata la notizia che abbiamo dato insieme all'assessore Franquellucci della Casa delle Tecnologie, altri 11 milioni che arrivano a Pesaro, e quindi il 2023 avrà un duplice effetto, un duplice obiettivo: da una parte quello di mettere a terra le risorse prese il più velocemente possibile, e l'altro quello invece di continuare a prenderne, perché ci sono ancora tante opportunità che possiamo cogliere per la nostra città, per la nostra terra. Il 2023 sarà anche il trampolino di lancio verso la capitale italiana della cultura 2024, con tanti eventi di promozione in programma anche in Germania, Francia, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel futuro di Pesaro centrale sarà il tema della quantità e qualità delle strutture alberghiere. Molti pesaresi si sono attrezzati per affittare le loro case ai turisti, spiegato il sindaco. Una buona iniziativa, ma può essere un boomerang perché vengono meno gli affitti per le esigenze sociali. Poi il cronoprogramma sulle opere compensative di Società Autostrade. Il 2023 sarà l'anno della fine degli interquartieri e inizieranno le altre opere. Il casello invece nel 2024. Infine Ricci è passato ai temi di stretta attualità, a partire dal San Bartolo, per il quale nella notte la Regione ha approvato una legge che consente l'allargamento del Consiglio di Amministrazione del Parco dagli attuali 5 a 7 membri e quindi l'aumento dei rappresentanti regionali da 1 a 3. È una brutta cosa, una vera e propria occupazione di un parco che ha bisogno di grande collaborazione istituzionale e di coinvolgimento delle associazioni ambientaliste, degli agricoltori. È un equilibrio dei parchi che giustamente diventerà oggetto di un ricorso, quindi ci sarà ricorso da parte di Federparchi perché ritengono la normativa incostituzionale, ed è una frattura istituzionale. Avevamo scritto come comuni di Pesaro, Gabicce e la provincia per evitare questo strappo, pensando che fosse un'iniziativa di qualche consigliere. Invece l'avallo di ieri significa che è un'iniziativa di tutta la giunta regionale, quindi un atto molto grave da parte della regione, è uno strappo istituzionale su un bene che non va occupato ma che va valorizzato. Invece mi pare che abbiano in testa soltanto l'occupazione politica del Parco San Bartolo e non la sua valorizzazione. Critiche non risparmiate alla regione nemmeno sul tema della sanità. La sanità, l'unica cosa positiva è l'accordo che abbiamo fatto sul nuovo ospedale, che è un accordo di mediazione ma che è comunque un accordo importante, perché parliamo di oltre 200 milioni di investimenti che si faranno. Per il resto la sanità non funziona, e non funziona e funziona peggio di prima, questo è il dato di fatto. Basta andare all'ospedale, basta andare al pronto soccorso, basta parlare con i medici di base, basta parlare con chiunque affronta la sanità. Siccome sono passati 2,5 anni dalla nuova giunta regionale, adesso bisogna che si prendano le loro responsabilità. È finita la fase del dare sempre la colpa a chi c'era prima, e soprattutto negli ultimi 2,5 anni la sanità invece di migliorare è peggiorata. Quindi se c'erano delle critiche da fare prima, adesso purtroppo la situazione è ulteriormente peggiorata, e questo è un dato di fatto. Quindi grande insoddisfazione sull'andamento della sanità.